editing significa non solo inserire nuovo materiale genetico, come vuole fare la terapia genica, quindi inserire una coppia in più di un gene terapeutico, ma una tecnologia che ci consente di andare a modificare quello che è il patrimonio genetico dell'organismo bersaglio. Quindi se noi abbiamo un paziente, non solo gli mettiamo una copia sana del gene che ha mutato o una copia in più di un gene la cui overespressione potrebbe essere terapeutica, ma possiamo pensare di andare a cambiare quella che è la sequenza del DNA mutato, oppure inserire il DNA terapeutico direttamente nel suo corredo genetico, all'interno dei suoi cromosomi, attraverso delle nucleasi ingegnerizzate artificialmente che consentono di targettare specifiche regioni di DNA e quindi andare a modificare, fare un editing di quella che è la sequenza nucleotidica del genoma della persona, del paziente, con ovvie implicazioni etiche di cui discuteremo un pochettino, perché tanti hanno definito questa tecnologia appunto come un giocare a fare Dio, no? Perché possiamo effettivamente andare a modificare il DNA di una persona, se lo facciamo a livello delle cellule germinali o degli embrioni, potenzialmente siamo in grado di andare a modificare quello che è il genoma umano che sarà trasmesso alla progenie. Stessa cosa se lo facciamo negli animali, andiamo a modificare quello che è il DNA che gli animali trasmetteranno ai loro discendenti. E difatti il genome editing, no, vi accennavo anche al fatto che noi da diversi anni avevamo a disposizione delle tecniche per eseguire questa cosa, però era un processo molto molto complicato e molto costoso alla fine in termini di resa. Quello che è cambiato negli ultimi anni è la scoperta di un nuovo sistema di gene editing che si chiama CRISPR-Cas9, di cui si parla molto anche sui giornali, che rende tutto questo molto più semplice, molto più alla portata di tutti, molto più veloce. E quindi comincia a paventarsi l'idea verosimile che questa cosa possa essere effettivamente anche realizzata potenzialmente negli embrioni e anche negli embrioni umani, come vedremo. Ci sono degli esempi in cui questo è già stato fatto. E perché finora abbiamo pensato di sfruttare il genome editing? Appunto per generare delle mutazioni o correggere delle mutazioni. Viene molto utilizzato per generare nuovi modelli di animali knockout, è un nuovo modo per studiare la funzione dei geni. Noi abbiamo completato il genoma umano, sappiamo che abbiamo 20.000 geni, ma non conosciamo bene la funzione di tutti questi geni. E uno dei modi per studiare la funzione dei geni è quello di interferire con la loro sequenza e studiare quello che è il fenotipo che ne consegue, utilizzato per generare organismi transgenici e anche possibilmente per fare terapia umana. E scorreremo un po' tutte queste possibili applicazioni. In generale, tutte le tecnologie di gene editing si avvalgono o consistono in due fasi successive. Prima si crea un danno al DNA, un danno alla doppia elica che si chiama DSB, Double Strand Break. E questo può essere realizzato attraverso nucleasi artificiali o estratte da batteri, meganucleasi che si trovano naturalmente presenti in alcune specie batteriche, oppure questi che vedremo tra un attimo, che erano i primi strumenti per fare gene editing, zinc finger nucleases o TALENs. E ultimamente, appunto, la scoperta, se vogliamo, perché è un sistema che esiste in natura e che è stato riadattato per fare gene editing in maniera efficiente, il sistema di CRISPR-Cas9, che ha più o meno annientato tutto quello che c'era prima perché è molto più efficiente. E successivamente, lasciare che questo danno venga riparato dai sistemi di riparazione del DNA, che sono due, se andate a spolverare nei vostri ricordi di biologia molecolare dei primi anni, la cellula è capace di riparare il DNA attraverso due sistemi, che sono il non-homologous enjoining e l'homology directed repair. Qual è la differenza tra questi due sistemi? Non-homologous enjoining significa semplicemente prendere le due estremità del DNA rotto e religarle assieme. La cellula contiene delle ligasi che sanno
eseguire questa operazione, ma in questa operazione la cellula inserisce o fa la delezione, quindi digerisce dei piccoli pezzetti di DNA. Per cui questo sistema di riparazione è molto rapido, non richiede elementi aggiuntivi, ma introduce delle mutazioni. O vengono aggiunti nucleotidi, quindi inseriti, o vengono deleti alcuni nucleotidi, quindi abbiamo delle inserzioni o delezioni che vanno in ogni caso a interferire con quella che è la sequenza originaria del DNA e quindi è un sistema per introdurre delle mutazioni in un punto voluto in corrispondenza di un danno della doppia elica, quindi è un sistema error prone. L'altro sistema di riparazione del DNA invece presume che dentro la cellula esiste un DNA stampo da cui copiare la sequenza corretta per riparare il danno. Questo DNA stampo può essere o endogenamente presente, perché tutte le cellule hanno due copie dello stesso cromosoma e quindi se induco un danno in uno dei due, la cellula può usare l'informazione presente sull'altro allele per riparare il danno, oppure può essere un DNA stampo che introduco io dall'esterno, quindi pensando ad un paziente, cellule di un paziente che ha una mutazione. Io posso fornire come stampo di DNA da usare per la riparazione la forma corretta del gene e quindi la cellula andrà a riparare il danno inserendo l'informazione corretta. Questo è un sistema molto meno efficiente di riparazione che però è molto più preciso, non è error prone, cioè io so esattamente quella che è la sequenza che verrà utilizzata per riparare il danno. Vediamo un attimo quelli che sono i sistemi attualmente esistenti per eseguire questo tipo di processo. Come vi accennavo, le prime introdotte nella ricerca e anche in vari tipi di applicazione sono le nucleasi zinc finger e i TALEN, che significa Transcription Activator-like Effector Nucleases, seguite in ordine di tempo da CRISPR, che vuol dire Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat, e che si associa a Cas9. Adesso li vedremo uno a uno, qua li vedete più o meno disegnati schematicamente, e in entrambi i casi però quello che hanno in comune tutti questi tre sistemi è di avere delle nucleasi, quindi enzimi che sanno tagliare il DNA a doppio filamento, che possono essere portati sul DNA in corrispondenza di una sequenza precisa, perché in entrambi, scusate, in tutti e tre questi sistemi esistono delle porzioni del sistema, che in alcuni casi è la proteina stessa, in altri casi è un piccolo frammento di RNA che riconosce una particolare sequenza di DNA. Quindi io posso andare a tagliare in corrispondenza di una precisa sequenza e poi questo taglio viene riparato secondo i meccanismi di cui abbiamo già discusso. Queste sono le prime armi, che sono state le prime forbici molecolari che sono state sviluppate dall'ingegneria genetica per eseguire dei tagli al DNA a doppia elica, che sono le zinc finger. Zinc finger, se vi ricordate sempre dai ricordi del primo anno di biologia, è un termine che si usa per i fattori di trascrizione, sono tipici domini delle proteine che hanno funzione di fattore di trascrizione, perché per queste strutture secondarie a dita di zinco hanno la capacità di inserirsi nella doppia elica del DNA e quindi le molecole che hanno questo tipo di domini proteici al loro interno possono andare a riconoscere particolari sequenze di DNA, così come i fattori di trascrizione riconoscono specifici promotori. Per cui possiamo utilizzare queste strutture per attaccare un segmento di proteina che riconosce una particolare sequenza di DNA, perché riesce a intercalarsi perfettamente nella doppia elica in corrispondenza di solchi generati da particolari nucleotidi, e associarli a queste parti catalitiche della proteina che si chiamano FOC1, che sono degli enzimi, delle nucleasi che tagliano il DNA a doppia elica subito dopo la sequenza riconosciuta dal dominio legante il DNA. Quindi queste sono le zinc finger.
che sono molto simili alle TALEN come funzionamento, perché anche i TALEN sono delle proteine ingegnerizzate in cui c'è una porzione nucleasica, catalitica, e una porzione che riconosce una sequenza di DNA, con una differenza che i TALEN sono molto più precisi dei Zenfinger, perché mentre ogni subunità, ogni dominio Zenfinger riconosce triplette di nucleotidi, nei TALEN ogni porzione di questi TALEN, questi Transcription Activator-like Effectors, riconosce un nucleotide, quindi hanno una precisione molto più alta nel riconoscere la sequenza di DNA. Precisione significa che sbagliano di meno, quindi vanno di meno a tagliare in regioni che non sono il bersaglio voluto. Questa cosa si chiama off-target effect, cioè un non voluto taglio in corrispondenza di sequenze che non sono quelle per cui sono stati disegnati i domini che riconoscono il DNA. Viceversa, il sistema CRISPR-Cas non è un qualche cosa che è stato inventato dal nulla, ma è un sistema che è stato pensato e realizzato come un miglioramento e un'ottimizzazione di un qualche cosa che esiste normalmente in natura e che è una sorta di sistema immunitario dei batteri. Come fanno i batteri a difendersi dall'infezione di virus, ad esempio? Anche i batteri sono infettati dai virus, che sono i batteriofagi o fagi, o altri possibili sorgenti di DNA che entra, DNA patogeno che entra. Nei batteri, se andiamo a vedere il genoma dei batteri, esistono queste sequenze che si chiamano appunto CRISPRs, che significa repeat, quindi ripetizioni piccole, palindromiche, spaziate, organizzate in cluster regolarmente ripartiti nel genoma. Tutto questo per dire che sono dei repeats, delle sequenze, che sono intervallate da altre sequenze che si chiamano protospacer, che sono pezzi di DNA che corrispondono a virus, batteriofagi. Quindi tutte queste sequenze sono sequenze che in qualche maniera sono state introdotte nel DNA batterico da precedenti infezioni. Quando un virus entra dentro un batterio, parte del suo DNA viene integrato all'interno di queste strutture, e questo fa sì che queste sequenze vengano trascritte endogenamente dal batterio come CRISPR RNA. E nei batteri esiste anche un'altra componente del sistema che si chiama Transactivating CRISPR RNA, che è un altro RNA prodotto sempre dal genoma batterico, che ha un pezzettino in comune con questo CRISPR RNA. Queste due robe si combinano e in pratica è un sistema per inglobare, richiamare la nucleasi, che è Cas9, che esiste normalmente nei batteri, e per far portare la nucleasi in corrispondenza di eventuali DNA a doppio filamento complementari a queste piccole sequenze che stanno dentro il DNA batterico. Per cui con questo sistema il batterio riesce a difendersi da organismi infettivi che contengono queste sequenze, perché appena i virus entrano la nucleasi riconosce per complementarietà il virus che è entrato e va a tagliarne il DNA. Così funziona più o meno il sistema immunitario dei batteri, quindi i virus che hanno precedentemente infettato il batterio lasciano un segno all'interno di queste sequenze, costitutivamente sono delle specie di anticorpi, se volete, no? Che vengono generati sotto forma di RNA che vengono incorporati nella Cas9, e Cas9 più questo doppio RNA che si associa è in grado di andare a cercare nuovi DNA batterici che entrano e andare a tagliare. Quindi questo è più o meno quello che abbiamo detto. Quindi Cas9 con il suo complesso CRISPR RNA e Tracker RNA va in cerca di DNA che matchino questa sequenza per creare double strand break e quindi promuovere la degradazione di eventuali DNA. Come funziona Cas9? Cas9 è questa
nucleasi grande, al suo interno riconosciamo queste sequenze che abbiamo già nominato, il CRISPR RNA e il tracker RNA appaiati, in cui c'è un pezzettino di RNA che è complementare a questo che è il DNA target, quindi il DNA di un batterio che entra, e quello che serve però alla Cas9 è che vicino, subito dopo questa sequenza riconosciuta dal CRISPR RNA, ci sia un particolare motivo di DNA, quindi un'altra sequenza di tre nucleotidi NGG che è condizione necessaria affinché la Cas9 taglia, e in questo caso la Cas9 taglia a questo livello sulla doppia elica perché ha due domini di taglio che tagliano rispettivamente le due eliche che si chiamano HNN e Rho Silai, ma questa è una cosa del tutto irrilevante. L'importante è ricordare che per Cas9, affinché Cas9 possa tagliare, attaccata alla sequenza riconosciuta dall'RNA ci deve essere questa sequenza PAM, che sono tre nucleotidi che servono a Cas9 per tagliare lì vicino il DNA. Allora, come è stato sfruttato questo sistema immunitario dei batteri per renderlo più agevole, più semplice e più efficiente? Quello che è stato possibile fare è stato unire il CRISPR RNA con il tracker RNA in un unico RNA che si chiama RNA guida, guide RNA, e questo è quello che noi possiamo fornire ad un sistema ingegnerizzato in coltura, ad esempio delle cellule del paziente, per andare a tagliare la sequenza che ci interessa. Cioè, a questo punto questo CRISPR RNA viene sostituito da un frammentino di RNA complementare alla sequenza di DNA che voglio andare a tagliare, ad esempio il gene mutato del paziente in corrispondenza delle mutazioni, a patto che lì vicino ci sia una sequenza PAM. E questa cosa può essere fornita alle cellule del paziente insieme alla proteina Cas9 o a un plasmide che codifica per la proteina Cas9. I due componenti si assemblano e vanno a tagliare il DNA della cellula ospite in corrispondenza della sequenza complementare alla mia guida. Quindi ho un sistema molto semplice per andare a tagliare il DNA in maniera sequenza specifica. Qual è il problema tra i vari limiti ancora di questa tecnologia? È quello che ho già accennato prima, cioè la possibilità che il sistema sbagli e che vada a tagliare delle sequenze che sono abbastanza complementari ma non esattamente identiche all'RNA guida. E questo effetto si chiama off-target mutation, cioè quindi la possibilità che Cas9 taglia in maniera specifica. Questo viene visto come il limite maggiore alla possibilità di traslare CRISPR-Cas in clinica, perché noi andiamo a correggere una mutazione, ma potremmo, se questa rate di off-target mutation non viene portata a zero, potremmo andare a generare altre mutazioni, non sappiamo bene dove e non sappiamo neanche bene come monitorarle. E c'è da dire che molti farmaci hanno degli effetti off-target che accettiamo, quindi come in ogni processo medico sarà da valutare rapporto costo-beneficio, andare a chiarire bene, in maniera molto precisa, quella che è la possibile frequenza di off-target e andare a bilanciare il rischio contro il beneficio, così come pensando ai rischi di mutagenesi inserzionale che avete visto per i vettori retrovirali, eccetera. Tuttavia esiste anche un'altra strategia che cerca di porre rimedio al di là del rapporto costo-beneficio, cioè di sviluppare delle tecniche che riducano quanto più possibile la frequenza degli effetti off-target. Uno di questi è l'utilizzo di nucleasi, che sono delle varianti di Cas9, che non sono delle vere e proprie nucleasi, ma sono delle nicasi. Nickase, non so se si traduce nicase in italiano, ma invece che tagliare il DNA a doppio filamento, tagliano solo uno dei due filamenti. Se vi ricordate, quando vi ho descritto Cas9, vi ho detto che ci sono due domini di clivaggio che tagliano rispettivamente sulla elica sopra e la elica sotto. Allora, questi due sistemi di clivaggio possono essere mutati
rispettivamente uno o l'altro, per generare degli enzimi che invece che tagliare il DNA su entrambi i filamenti tagliano solo quello sopra o solo quello sotto. Qual è il vantaggio di usare questi sistemi? È che affinché il DNA venga effettivamente tagliato nella sua interezza, quindi che si generino due breaks a livello dei due strand, serve che due molecole vengano portate nello stesso punto associati alle due nicasi, e questo aumenta la specificità perché la probabilità che ognuna di queste vada a tagliare anche in altri punti è la stessa, ma che tutte e due taglino in corrispondenza dello stesso punto. Ovviamente risulta molto favorita rispetto al fatto che tutte e due vadano a tagliare a caso in altri punti del genoma. E quindi questo è un primo approccio possibile per aumentare l'efficienza, della specificità di taglio e ridurre il, rate di off-target effect. Altra strategia che sta prendendo molto piede, va molto di moda e consente di pubblicare molto bene, come vedete, è lo screening o la ingegnerizzazione di Cas9 con varianti che siano high fidelity, cioè che abbiano capacità di proofreading e che riescano a garantire una certa specificità di taglio. Questo miglioramento della specificità di Cas9 può essere portata avanti e ricercata attraverso diverse procedure di screening o di ingegnerizzazione logica della proteina. Insomma, diversi approcci sono stati pensati e realizzati negli ultimi anni, due pubblicazioni su Nature e Science 2016, un'altra Nature 2017, questa è appena comparsa nel 2018 e di una PI, Anna Cereseto, che lavora a Trento, un gruppo italiano, lavorava anche all'ICGB prima, e hanno appena pubblicato una quarta versione di Cas9 generata attraverso una procedura di high throughput screening e high fidelity. Quindi c'è un grosso interesse nel ridurre l'entità degli effetti off-target. Altre varianti di Cas9 sono utilizzate per qualcosa che non ha niente a che fare col genome editing, ma che sfrutta sempre lo stesso sistema. Anche questo sta prendendo sempre più piede. Cioè, quello che è stato possibile fare è generare delle varianti morte di Cas9, dead Cas9. Cosa significa morto? Significa che non taglia assolutamente. Entrambi i siti di clivaggio sono mutati. E a cosa mi serve una proteina che non taglia? Mi serve perché la posso legare ad altre proteine che hanno altre funzioni e portare queste proteine in un sito specifico del DNA. Quali potrebbero essere queste proteine effettrici che mi può interessare portare in un punto preciso del DNA? Per esempio, potrebbero essere dei fattori che attivano o reprimono la trascrizione, fattori che metilano o demetilano il DNA, così da poter utilizzare Cas9 per interferire con quella che è ad esempio l'epigenetica del DNA. E vedremo alcuni esempi di questo. Oppure la posso unire a una proteina fluorescente, tipo la GFP, così che io posso seguire dentro la cellula come si muove quel particolare punto del DNA. Questo è giusto un esempio di un lavoro su cell in cui hanno traccato, come si dice, seguito ad esempio il movimento dei telomeri utilizzando delle GFP che riconoscevano, non delle GFP, dei Cas9 morte legate alle GFP con una RNA guida che riconosceva particolari sequenze telomeriche, e io posso andare a guardare quella che è il movimento delle varie porzioni dei cromosomi di particolari geni, e quindi posso fare quella che si chiama nuclear topology, andare a vedere il DNA in movimento durante le varie fasi del ciclo cellulare, della mitosi. Questo per esempio è un particolare gene che ha un particolare interesse, che si vede come si sposta nel nucleo attraverso la mitosi, perché la sequenza di questo gene viene riconosciuta da un RNA guida e dalla Cas9 che ha appiccicata la GFP. E la possibilità di appiccicare invece che la GFP appunto dei modulatori epigenetici, quindi
degli istoni, metilatori del DNA, eccetera, ha aperto il mondo del epigenome editing. Quindi io posso utilizzare questo sistema per andare a modificare con i marker epigenetici. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una epidemia di lavori scientifici che associano particolari modificazioni epigenetiche, metilazione del DNA, acetilazione degli istoni, a tumorigenesi, sviluppo neuronale, qualsiasi fenomeno biologico è messo in correlazione con particolari modificazioni epigenetiche, senza però avere la possibilità di andare ad interferire con queste modificazioni e capire qual è l'effetto funzionale. Oggi questo è possibile perché se io associo Cas9 ad esempio a P300, che è uno dei principali acetilatori degli istoni, posso andare a vedere quello che è l'effetto funzionale di acetilare gli istoni in quel preciso punto e andare così a vedere qual è l'effetto sulla trascrizione del gene a valle. Questo è stato fatto nel 2015 per due geni molto famosi che sono MyOD, non so se ne avete mai sentito parlare, ma è un gene master della miogenesi, perché se voi inserite questo gene in un fibroblasto della pelle, trasformate il fibroblasto in una cellula muscolare, perché da solo è in grado di far attivare tutto il programma della miogenesi. E l'altro gene è molto famoso, è OCT4, ne avete sicuramente parlato quando avete parlato delle stem cell, perché è uno dei principali geni di staminalità. Quindi quello che è possibile fare con queste strategie è andare a disegnare una guida che riconosce le sequenze dei promotori di questi due geni. Vedete il promotore, questo DRR che significa distal regulatory region, oppure CE che significa core enhancer. Quindi si sa che al di là del promotore ci sono altre sequenze di regolazione dei geni. Se io trasferisco Cas9 con P300, che quindi va ad aprire la cromatina e rende accessibile la cromatina e i fattori di trascrizione in corrispondenza di queste sequenze, si attiva la trascrizione dei geni. Quindi questa è una prova sperimentale e non solo un'associazione che acetilare la cromatina in queste specifiche regioni induce trascrizione di quello specifico gene. E così sono partiti progetti che vogliono utilizzare questo tipo di approccio per annotare la funzione della maggior parte di quello che è il DNA non codificante. Probabilmente se avete parlato di epigenetica la volta scorsa avete chiarito che la maggior parte del nostro genoma, il 98%, non codifica per proteine. Questo 98% di DNA non codificante per molti anni è stato chiamato DNA spazzatura, DNA egoista, non si capiva bene a cosa servisse. E in realtà ci stiamo rendendo conto che intanto molto di questo RNA viene trascritto, quasi tutto viene trascritto, quindi codifica per dei trascritti di RNA, non per proteine, e questi trascritti possono essere microRNA, long non-coding RNA, altri RNA regolatori, oppure essere delle sequenze che regolano la trascrizione dei geni che vengono trascritti e tradotti in proteine. Per cui con questo sistema, con queste librerie di guide RNA, è possibile andare a generare delle mutazioni random nel DNA non codificante e andare a vedere quello che è l'effetto sulla trascrizione dei pochi geni che esistono all'interno del genoma. Quindi questo sarà un sistema molto potente per andare a studiare quella che è la funzione del genoma non codificante. Altro campo è la ricerca di alternative a Cas9, perché ci servono varianti, altre proteine che abbiano la stessa funzione di Cas9. I batteri hanno altre nucleasi che funzionano nella stessa maniera, ma riconoscono altri segmenti che sono diversi dalla PAM di Cas9. Cas9 è molto utile, molto efficiente, ma richiede che ci sia una sequenza PAM vicina a dove vogliamo tagliare, e questo non è sempre presente nel genoma. Quindi avere la possibilità di avere altri sistemi che riconoscono altre sequenze PAM aumentano la possibilità di siti genomici che sono suscettibili di taglio.
Tuttavia, finora non si sono trovati altri enzimi che lavorano, che funzionano così bene come la Cas9 originale. Un'altra miglioria del sistema, o sofisticazione del sistema, se vogliamo, è la possibilità di generare delle Cas9 che siano, ad esempio, sensibili alla luce oppure responsive a un farmaco, quindi le cosiddette Cas9 inducibili, così che io posso indurre l'attività di Cas9 con la luce. Questo è qualcosa che ci piacerebbe realizzare anche in laboratorio, oppure con delle sostanze chimiche, così anche da minimizzare ovviamente gli effetti off target. Un conto è avere una nucleasi che taglia per 10 secondi, 30 secondi, un minuto fino a che illumino il sistema e poi si spegne, un conto è avere una Cas9 che continua a tagliare. Chiaramente la probabilità che si generino effetti off target è estremamente diversa. Per cui questo sistema, con tutte le sue varianti e possibili applicazioni nei vari settori, sta diventando, c'era questo lavoro su Science 2012, già a quel tempo si parlava del new graphene hype, no? Quindi questa esaltazione mediatica di CRISPR-Cas9. Da quando è stato scoperto sono comparse migliaia di pubblicazioni, tutti si sono messi a testare la possibilità di utilizzo di CRISPR-Cas su diversi tipi di organismi, piante, animali, frutti, uomo. C'è una guerra e diverse start-up, quindi c'è un grossissimo interesse industriale. C'è una guerra in corso, guerra per modo di dire, sulle patenti, perché chi ha scoperto questo sistema immunitario dei batteri e ha deciso di ottimizzarlo sulle cellule dei mammiferi? Sono stati due grandi laboratori. Un primo laboratorio a Berkeley, in California, dove due gruppi sostanzialmente comandati da queste due donne, che si chiamano Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier, per la prima volta hanno dimostrato che l'enzima Cas9 può essere diretto a tagliare specifiche sequenze di DNA attraverso la somministrazione di una guida a RNA. Quindi sono state le prime a descrivere questo sistema basato su Cas9 e hanno iniziato il brevetto nel maggio del 2012. Quasi contemporaneamente un altro ricercatore che si chiama Fan Zheng al Broad Institute dell'MIT ad Harvard ha applicato lo stesso principio e dimostrato che si può utilizzare nelle cellule di mammifero. Tutti questi due lavori sono stati pubblicati su Science a distanza di pochi mesi e lui ha iniziato la patente, la domanda di brevetto, pochi mesi dopo. Però sebbene il team di Berkeley, quindi Doudna e Charpentier, abbiano iniziato prima l'applicazione la domanda di brevetto, il gruppo di Zhang, quindi il Broad Institute, ha mandato avanti un review program, pagando di più, spedito, accelerato, e quindi è stato il primo ad avere la patente approvata nell'aprile 2014. Insomma, c'è una battaglia da allora che dice no, abbiamo fatto noi per primo, noi abbiamo avuto l'idea originale. Probabilmente adesso la cosa non è ancora conclusa, perché sistema dei brevetti statunitense aveva praticamente fatto vincere il Broad Institute, però l'EPO, che è l'ufficio patenti europeo, ha negato la priorità della patente al Broad, quindi avere una patente negli Stati Uniti non in Europa creerà una confusione tale per cui si prevede che probabilmente saranno date frazioni di brevetti, nel mentre si sono introdotti altri che dicono eh sì, però io avevo già dimostrato che questa cosa esisteva nei batteri, quindi ci sono almeno 5-6 brevetti che girano attorno alla nascita del sistema CRISPR-Cas9, per cui probabilmente si finirà con un sistema di patente multiple, ognuno avrà parte del brevetto e così tutti saranno un po' meno felici ma sufficientemente contenti, verosimilmente. Come vi accennavo, dal momento in cui si è capita la potenzialità di questo sistema,
Da subito si è pensato di sfruttarlo in biologia, in ricerca di base, andando a editare geneticamente linee cellulari dei tipi più disparati, tutti i possibili tipi di animali, una grossissima applicazione in campo biotecnologico. Non abbiamo tempo oggi di entrare in tutta la questione GMO verso alimenti geneticamente editati, ma accenneremo forse a qualche cosa. Insomma, c'è un grossissimo interesse nelle piante. Ormai è routine utilizzare i sistemi di CRISPR-Cas9 per indurre modificazioni genetiche e, sorprendentemente, senza nessuna razionalità. Se dite gene editing, ma non è un GMO, non è un gene in più, allora l'accettazione da parte del pubblico sembra essere molto più alta. E non si capisce bene per quali dinamiche psicologiche di comunicazione mediatica, ma sembra che la tecnologia sia molto più accettata. E poi eventualmente appunto parlare di biomedicina. Quindi questo è giusto per darvi un'idea. Nelle discussioni, nelle chiacchierate che abbiamo fatto finora, più volte vi abbiamo accennato alla possibilità di effettuare degli high throughput screening utilizzando librerie di siRNA. Gli siRNA funzionicchiano per silenziare i geni. Chiaramente la possibilità di avere delle librerie di guide che vanno a targettare tutti i geni del genoma umano murino garantisce un vero e proprio knockout del gene, quindi una capacità di rivelare dei fenotipi dovuti a silenziamento genico molto più alta, per cui anche in questo settore probabilmente tutte le librerie di siRNA per gli screening saranno sostituite da librerie di guide da utilizzare con CRISPR. I topi transgenici oggi non ancora al 100% perché è ancora una tecnologia su cui le aziende lucrano un pochettino, ma verosimilmente tra qualche anno non si faranno più i topi transgenici alla vecchia maniera, si utilizzerà il sistema CRISPR. Una volta per fare un topo transgenico servivano più o meno 2 anni di lavoro con i vecchi sistemi, oggi si fa in 2 settimane, tanto che se parlate con dei ricercatori che hanno la facility per fare i topi transgenici con CRISPR in casa, vi dicono neanche non congeliamo più le linee transgeniche. Una volta, quando non si usava più una linea transgenica, si congelavano gli embrioni o gli spermatozoi per poi rigenerare la linea, riderivare la linea quando serviva. Oggi dicono non lo facciamo neanche più, costa meno rifarla con CRISPR che non congelarla, rimetterla in coltura, creare la fecondazione in vitro e così via. Per cui oggi si fa un topo transgenico in poche settimane con questa tecnologia. E difatti sono stati generati non solo miliardi di topi geneticamente modificati, ma di quasi tutti gli animali. Vi faccio vedere alcuni esempi che sono forse un po' più folcloristici. Questi sono delle scimmiette che sono state generate, modelli di sindrome di Rett. La sindrome di Rett è una malattia neurologica la cui patogenesi è ancora pochissimo studiata, quindi servono dei modelli animali dovuta a mutazioni di questo gene che si chiama MECP2, di cui avrete parlato quando avete parlato di epigenetica, perché è la proteina che lega il DNA metilato e che recluta a livello del DNA metilato tutto l'apparato epigenetico per silenziare permanentemente il DNA metilato. Non si sa bene perché mutazioni di questa proteina portano a questo disturbo neurologico che è la sindrome di Rett. Grazie a Cas9 e Talen è stato possibile generare questi modelli di scimmia, di macaco che riproducono il fenotipo della sindrome di Rett. Queste sono altre 2 scimmiette generate qualche anno fa utilizzando sempre CRISPR-Cas per mutazione di altri 2 geni rilevanti dal punto di vista medico, che sono PPAR-gamma e RAG1, uno dei principali mediatori della ricombinazione dei geni delle immunoglobuline. Quindi generazione di animali per la ricerca. Generazioni di piante geneticamente modificate che sono utilizzate, come vi dicevo prima, ampiamente ormai e lì c'è una grande diatriba anche se
regolamentare il processo o il prodotto, cioè se io lo stesso prodotto lo ottengo attraverso tecniche di ingegnerizzazione classico di gene editing, è la stessa cosa in termini di safety del prodotto, se alla fine è il prodotto finale che mi devo mangiare quello, quindi va regolamentato il prodotto finale o va regolamentata la procedura che mi porta ad avere il prodotto finale? C'è una grande diatriba, probabilmente la vincerà il prodotto finale, quindi tutto quello che è stato autorizzato come GMO, se viene generato attraverso tecnologie di genome editing per rendere il processo più efficace, più preciso, eccetera, non dovrà essere risottoposto a autorizzazione, ma potrà essere commercializzato liberamente. Per di più, come dicevo, c'è questa tendenza, non si sa perché, ad essere molto più così confidenti dal punto di vista dell'opinione pubblica, ad accettare alimenti che sono stati modificati con genome editing, perché non c'è l'idea che non c'è niente di estraneo che è rimasto lì. Non so se c'è un razionale veramente per questo, ma di fatto è così. E arriviamo alla terapia umana, motivo per cui abbiamo deciso di affrontare questo argomento. Abbiamo detto che i primi strumenti per fare genome editing sono stati le zinc-finger nucleases, e infatti le prime sperimentazioni sull'uomo sono state realizzate utilizzando queste nucleasi. Questa è una delle prime dimostrazioni che la strategia ha senso e può funzionare, portata avanti da questa company che è Sangamo Bioscience, che è una delle più grandi aziende in tutto il mondo, statunitense, in California, che promuove il genome editing, ed è stata eseguita una strategia di immunizzazione, anzi di prevenzione dell'infezione da HIV, facendo fuori questo correcettore di HIV che si chiama CCR5. Non so se ne avete mai sentito parlare, probabilmente sì. Quando HIV infetta le cellule, ad esempio un linfocita T, utilizza il principale recettore che è il CD4, ma utilizza anche dei correcettori che agevolano molto l'ingresso di HIV. E si è scoperto che esistono questi correcettori perché si è visto che in zone epidemicamente molto calde per l'infezione di HIV c'erano delle persone che non si infettavano. E queste persone avevano dei polimorfismi del CCR5 che non consentivano di riconoscere le proteine sulla superficie di HIV. E quindi da allora c'è stata una serie di vari tentativi con diverse strategie per cercare di far fuori questi correcettori che non servono al linfocita T per funzionare, perché se leviamo il CD4 il linfocita T non funziona più, ma se leviamo il CCR5 interferiamo con delle funzioni delle chemochine che non sono così fondamentali per il linfocita e impediamo a HIV di infettare. Quindi gene editing per distruggere la sequenza codificante per CCR5 e rendere i linfociti T resistenti all'infezione da HIV. Stesso approccio, abbiamo sentito parlare pochi minuti fa della grande speranza e delle grandi promesse associate ai CAR receptors nei linfociti T come terapia dei tumori. Una delle possibili limitazioni è che non sempre è fattibile il prelievo di cellule autologhe per fare un autotrapianto, e quindi un'idea per poter avere a disposizione anche degli allotrapianti, quindi prelevare cellule T dai donatori ed evitare la graft versus host disease, quindi che le cellule trapiantate siano rigettate dal sistema immunitario del paziente, è quella di distruggere il T receptor endogeno delle cellule trapiantate. E quindi in questo approccio è stato possibile trattare due bambini che erano resistenti alla terapia, in cui non poteva essere eseguita la terapia CAR tradizionale. Questi bambini avevano una quantità di neutrofili e linfociti praticamente nulli a causa della leucemia linfatica acuta che li aveva colpiti, erano andati incontro a diversi protocolli sperimentali, e l'unica cosa che ha funzionato è stata appunto la infusione di queste cellule T
con antigeni CAR contro antigeni della leucemia editate per non esprimere il T receptor endogeno. E con questa strategia sia i neutrofili che i linfociti sono cresciuti in entrambi questi pazienti. Non si sa per quanto tempo durerà la risposta, ma è qualcosa di estremamente promettente. Altra modalità per effettuare una terapia genica un pochettino più sofisticata e meno rischiosa rispetto a quello che vi ho raccontato negli incontri passati è di nuovo promosso da Sangamo Therapeutics, che è l'azienda che sta investendo di più in questa tecnologia e che prevede l'inserimento del gene terapeutico per varie malattie ereditarie a cui possiamo pensare, non a caso, deliverando il gene terapeutico con vettori virali che vanno ad integrarsi se si integrano chissà dove, ma utilizzando Cas9 per far inserire il gene terapeutico in un specifico locus del genoma umano e che in questo caso è il promotore dell'albumina, quindi molto attivo a livello epatico. Per cui in questa strategia vengono utilizzato un sistema combinato di Zinfinger per tagliare il DNA e di AV per promuovere la ricombinazione omologa e inserire il gene terapeutico a valle del promotore dell'albumina. Questo è stato dimostrato funzionare in diversi modelli animali, ad esempio di emofilia A e B, ma è stato il pioniere di una possibilità di utilizzi per tutta una serie di geni che possono essere espressi a livello epatico sfruttando il promotore dell'albumina. Il promotore dell'albumina è un promotore molto forte, noi facciamo un sacco di albumina, quindi un promotore che funziona molto bene e quindi questo costituisce una specie di piattaforma in cui noi possiamo andare a inserire il gene che ci piace per far produrre al fegato sotto il controllo di un promotore endogeno e quindi evitando il rischio di mutagenesi inserzionale il gene di interesse. E di fatto ci sono, quindi non è una strategia di gene correction, è un miglioramento di una gene therapy, non andiamo a correggere niente, ma andiamo semplicemente a inserire un gene terapeutico in un sito specifico del genoma, controllato, la cui espressione è controllata da un promotore endogeno molto forte come quello dell'albumina. Finora l'FDA ha approvato 3 sperimentazioni cliniche sfruttando questa strategia per l'espressione del gene del fattore nono per l'emofilia B, quindi in alternativa a quello che abbiamo visto utilizzando gli AV, oppure 2 geni che sono responsabili di 2 malattie di accumulo, 2 mucopolisaccaridosi di tipo primo dove manca la alfa L iduronidasi e tipo secondo o sindrome di Hunter dove manca la iduronidato 2 solfatasi. Quindi il grande vantaggio di questo sistema appunto è di evitare del tutto il rischio di mutagenesi inserzionale, perché sappiamo esattamente dove andiamo a far integrare il DNA esogeno. Poi questi sono enzimi di cui non è richiesta un'espressione altissima e quindi anche solo la trasduzione di una piccola porzione di cellule di fegato potrebbe essere sufficiente perché il promotore è molto forte. Avrete sentito parlare qualche mese fa, era su tutti i giornali, era novembre del 2017, del primo paziente che è stato trattato con questa strategia, in cui è stato per la prima volta iniettato il sistema di editing genetico, quindi Zinfinger con AV, direttamente in vivo, quindi non prese cellule del paziente ingegnerizzate e reiniettate, ma direttamente iniezione endovena del gene editing system per andare a inserire il gene terapeutico nel promotore dell'albumina. Questa persona era affetta da sindrome di Hunter, c'è questa forma di mucopolisaccaridosi 2, una malattia d'accumulo negli lisosomi, in cui se manca questo enzima c'è un accumulo di zuccheri che provoca diversi danni a diversi tessuti. Quello più grave in realtà è il danno cerebrale, che non è prevenuto da questo tipo di malattia perché l'enzima non è in grado di passare la barriera ematoencefalica, quindi né questo approccio né la terapia di sostituzione che si fa, questi pazienti devono ogni settimana iniettarsi l'enzima ricombinante per sopravvivere, quindi il problema è che però dura 1-2 giorni, poi i livelli serici vanno giù e comunque l'enzima non passa la barriera ematoencefalica, quindi qualsiasi tipo di terapia, compresa la terapia genica,
non risolve in questa fase, con questo approccio, il problema neurologico. E tutto questo funzionare però appunto apre anche la prospettiva di poter trattare con il genome editing gli embrioni umani. E non è fantascienza, perché nel 2015 questo gruppo cinese ha pubblicato questo articolo in cui sono riusciti a correggere, cioè hanno provato a correggere e a cambiare, editare la sequenza del gene della beta-globina in embrioni non vitali, quindi portati avanti per pochi stadi di sviluppo e poi sacrificati, con due risultati poco incoraggianti in realtà. Uno era un basso rate di successo, cioè 7 embrioni su 86, quindi meno del 10% di success rate, con un sacco di off-target effect, quindi questo ha scatenato tutta una polemica sull'eticità di un approccio del genere, in cui appunto noi abbiamo poche possibilità di andare a interferire e intervenire terapeuticamente sulla sequenza che ci interessa, e contemporaneamente abbiamo un alto rischio di andare a tagliare sequenze non rilevanti. In realtà, contemporaneamente o subito poco dopo, altri paesi si sono aperti a questo tipo di procedura. Per esempio, in Inghilterra nel febbraio del 2016 questa ricercatrice al Francis Crick Institute, che si chiama Katie Niakan, ha avuto l'autorizzazione ad utilizzare embrioni umani per 14 giorni per eseguire esperimenti di genome editing, e questa è stata la prima autorizzazione ufficiale in Cina. Con gli esprimi lavori cinesi non si era capito bene quanto fosse autorizzato e quanto fosse meno, e quanto non fosse. Però anche in Svezia, al Karolinska Institute, che è uno dei principali laboratori europei, un altro ricercatore ha avuto l'approvazione per utilizzare embrioni umani risparmiati da cliniche di fecondazione in vitro, e contemporaneamente anche la Cina si è un po' sbottonata e ha dichiarato esplicitamente l'approvazione a diversi lavori, alcuni anche nel frattempo pubblicati, che utilizzano embrioni umani per esperimenti di genome editing. Se andiamo a guardare quello che è il panorama mondiale sulla possibilità di modificare geneticamente gli embrioni, non specificamente sul genome editing, sul genome editing non esistono regole, non esistono leggi ancora, esistono solo autorizzazioni sparse per precisi progetti, ma non legislazioni o regolamentazioni chiare. Però per quanto riguarda la possibilità di utilizzare primo embrioni umani ed eventualmente modificarli geneticamente, la maggior parte dei paesi più sviluppati lo vieta attraverso o legislazioni chiare o raccomandazioni, linee guida. Alcuni sono un po' restrittivi, un po' permissivi, altri sono ambigui, e in molti paesi, soprattutto in via di sviluppo, non c'è proprio una legislazione a riguardo, perché il problema non si è mai presentato. Quindi sostanzialmente l'unico survey che esiste è stato eseguito nel 2014, è su 39 paesi, 29 vietano la modificazione genetica della linea germinale, 9 sono ambigui e gli altri hanno delle leggi, delle raccomandazioni che però tendono a essere sempre più aperte verso la possibilità che questo possa avvenire. Così come ci sono molte discrepanze tra semplicemente la possibilità di utilizzare gli embrioni umani per la ricerca. Noi in Italia non possiamo neanche sognarci di prendere un embrione e utilizzarlo a scopi di ricerca. Ci sono diversi paesi, e sempre di più, che invece possono utilizzare ad esempio gli embrioni che vengono creati per tecniche di fecondazione in vitro o ICSI, che è l'iniezione di spermatozoi intracitoplasmatica, che non vengono poi utilizzati per scopi riproduttivi e vengono donati alla ricerca. Quindi tutti gli esperimenti del Karolinska Institute o quelli dell'Inghilterra vengono eseguiti utilizzando questi embrioni che altrimenti sarebbero buttati. E l'ultimo lavoro, che è uscito pochi mesi fa, che ha ancora di più dimostrato che
effettivamente la cosa è perseguibile e può essere fattibile per correggere le mutazioni umane, e questo di questo ricercatore russo che però lavora negli Stati Uniti, che ha cambiato un pochettino la procedura sperimentale, ottenendo praticamente zero off target e pochissimo mosaicismo, perché l'altro problema è che se voi prendete un embrione e ci iniettate Cas9 e tutto quello che serve, che alcune cellule effettivamente abbiano la correzione e altre no, e quindi generiamo un embrione che è un mosaico, generiamo un essere vivente che è un mosaico. Come è riuscito a limitare il numero di off target e limitare il rischio di mosaicismo? Intanto ha iniettato tutto il sistema allo stesso momento della fecondazione, quindi insieme alla fecondazione, all'iniezione di sperma nell'ovocita, ha iniettato anche il sistema Cas9 CRISPR, quindi andando ad agire su singola cellula, sullo zigote, molto prima rispetto a quello che era stato fatto finora. Questo a livello di ricerca e di implementazione implica generare degli embrioni a scopo di ricerca, perché se io prendo quelli generati dalla fecondazione in vitro, ormai ho bypassato lo stadio di singola cellula e quindi questo tipo di procedura non è più realizzabile. Secondo cambiamento, ha iniettato la proteina Cas9 già legata all'RNA guida, e iniettare una proteina rispetto a iniettare un plasmide che codifica la proteina significa farla funzionare solo per il tempo di emivita della proteina, che viene rapidamente degradata. Per cui, similmente a quando abbiamo detto la possibilità di attivarla con la luce per pochi minuti, ore, questo garantisce meno off-target effect, perché funziona poco e quindi chiaramente seleziono la probabilità che l'evento avvenga lì dove il matching è del 100% e quindi a livello del target giusto. Un'altra cosa che è emersa, tra l'altro non voluta in questo lavoro, in cui veniva fornito il gene targetato in questo caso è myosin binding protein C3, che è uno dei geni più frequentemente mutati nella cardiomiopatia dilatativa. E in questo lavoro hanno cercato di fare correction somministrando un templato per homology directed repair. Quello che è venuto fuori è che sì, la cellula ha corretto la mutazione, ma ha utilizzato l'altro allele endogeno e non il templato fornito per correggere la mutazione. E si è visto che questo è successo soprattutto negli embrioni generati da gameti umani, mentre invece negli esperimenti in cui hanno utilizzato iPS, quindi embrioni generati da cellule iPS, è stato usato il DNA esogeno che è stato fornito come templato, per cui può essere che sia molto più difficile convincere un embrione vero a utilizzare un templato esogeno rispetto a quello che possiamo fare facendo degli esperimenti sulle iPS. Quindi tutti questi approcci in cui si cerca di sviluppare la strategia utilizzando iPS come surrogati di cellule iS, di embrioni veri, in realtà potrebbe essere un po' messo in discussione sulla base dell'evidenza che lavorare con embrioni umani potrebbe presumere l'implicazione di meccanismi di riparazione diversi. Quindi il grosso problema è sostanzialmente dal punto di vista etico, e distinguere tra eseguire un gene editing in cellule somatiche, per cui l'editing, la modificazione del DNA non sarebbe trasmessa alle generazioni future e potrebbe essere utile per trattare tutta una serie di malattie, per esempio HIV, come abbiamo visto, mucopolisaccaridosi, eccetera, oppure pensare di fare un gene editing nelle cellule germinali, in cui uno va a cambiare il DNA che sarà ereditato dalle generazioni successive. E questo implica anche il pensiero a quello che viene chiamato enhancing, cioè noi oggi sappiamo che esiste una forte componente genetica in molti tratti della personalità, del quoziente di intelligenza, di certi aspetti comportamentali, estetici, eccetera, per cui avere la possibilità di effettivamente andare a editare particolari sequenze darebbe lo strumento di farsi un po' il figlio su misura, volendo così stirare un po' il concetto al di là degli aspetti medici. In realtà le stesse problematiche
lo dobbiamo fare solo sulle cellule somatiche, possiamo farlo anche sugli embrioni, in quali circostanze, non sono delle questioni nuove perché sono già state affrontate più di 20 anni fa per la terapia genica, cioè se pensate alla possibilità di modificare geneticamente anche le cellule germinali, esiste anche per la terapia genica. E quindi le domande non sono nuove di fatto, è solo che il sistema è molto più efficace, efficiente, quindi potrebbe trovare applicazione molto più facile. Difatti, come abbiamo visto prima, la modificazione genetica per cui esistono delle leggi si riferisce alla modificazione genetica sulla terapia genica utilizzando vettori che si integrano ed è esplicitamente proibita in 25 paesi europei. E in realtà, ci sono un po' di considerazioni da fare, perché esistono altre forme di, se vogliamo, modificazioni genetiche germinali che sono consentite dalla legge e che vengono utilizzate soprattutto dagli Stati Uniti e che riguardano il DNA mitocondriale. Esistono almeno due tecniche di miglioramento dell'efficienza di fecondazione in vitro piuttosto che di correzione di malattie genetiche del DNA mitocondriale che prevedono o il trasferimento di ooplasma, cioè del citoplasma degli ovociti, cioè si è visto che ad esempio in donne di una certa età che si vogliono sottoporre a fecondazione in vitro, aggiungerci un po' di citoplasma di una donatrice giovane fa bene, aumenta le probabilità di fecondazione. E diverse cliniche private negli Stati Uniti lo fanno, ma questo non è fuori legge, è qualcosa che viene accettato. E ci sono diversi bambini che sono nati con tecniche di questo tipo, così come il mitochondrial replacement, cioè per quelle madri che hanno malattie mitocondriali geneticamente determinate, è consentito fare il trasferimento dei mitocondri da una donatrice di uovo sano attraverso il trasferimento del pronucleo o piuttosto il trasferimento del fuso materno. Insomma, l'idea è quella di trasferire il DNA dentro un citoplasma che contenga dei mitocondri sani, richiedendo ovviamente la disponibilità di una donatrice di ovociti, che non è di nuovo consentito in tutti i paesi. Però anche questo è qualcosa che viene sempre più accettato e che è comunque una sorta di modificazione genetica dell'embrione, che quindi potrebbe aprire la strada al consenso nei confronti del genome editing. Sicuramente, così come lo sappiamo fare oggi, avrebbe molto più senso e sarebbe molto più facilitato iniettare il sistema di genome editing, quindi Cas9 e le guide, all'interno di un embrione che viene generato in vitro. Non abbiamo ancora la tecnologia per poterlo fare in utero e quindi sicuramente, se la cosa andrà avanti e verrà approvata, l'ambiente, l'environment in cui questo si verificherà sarà nei confronti di donne che si sottopongono a tecniche di IVF o di ICSI. E quindi sarebbe più una maniera di prevenire una malattia, perché in genere a questo punto sono tecniche a cui si sottopongono donne che ricorrono a queste tecnologie ad oggi per fare una selezione di embrioni, no? Quindi per donne che hanno mutazioni genetiche che vogliono selezionare gli embrioni che non portano la mutazione. E difatti c'è una grossa, appunto, polemica sulla liceità e sull'opportunità di proporre, pensare, paventare la possibilità di utilizzare il genome editing, che sarebbe una soluzione per patologie, per situazioni in cui oggi si fa la diagnosi preimpianto, quindi comunque la donna dovrebbe sottoporsi a una fecondazione in vitro. A quel punto, che senso ha tentare di correggere la mutazione quando lei comunque oggi già può scegliere di impiantare l'embrione che non ha la mutazione? Ok, potrebbe aver senso in caso di mutazioni dominanti, ad esempio in quando in cui non ci sono embrioni disponibili, ma di fatto
C'è questa grossa domanda per cui i pazienti, i genitori, quindi persone che sono in questa situazione, non dovrebbero piuttosto considerare semplicemente di sottoporsi a una diagnosi prenatale, l'interruzione di gravidanza, piuttosto che il non impianto degli embrioni mutati, dove questo si può fare. Anche perché ci sono dei dettagli tecnici che complicano un pochettino la cosa, cioè se noi anche pensiamo di prendere un embrione e di fargli un genome editing, comunque poi sarebbe da fare una biopsia, un prelievo di una delle cellule per fare una diagnosi pre-impianto, per essere sicuri che non ci sono off-target, che la mutazione è stata corretta e fare un po' di caratterizzazione. Per cui dovremmo manipolare geneticamente due volte quell'embrione, prima per iniettargli l'apparecchiatura del genome editing e poi per fare una diagnosi prenatale, se non addirittura tre se l'embrione non è stato generato attraverso una procedura di ICSI, quindi di iniezione di spermatozoo nell'ovocita, che oggi tende a diventare la procedura più realizzata. Per cui ci sono ampi dubbi sul fatto che tre manipolazioni dello stesso embrione portino a un embrione che possa essere ancora vitale, impiantabile e capace di generare un bambino. Le posizioni dei gruppi delle associazioni di pazienti sono le più svariate, da chi presenta il genome editing come la soluzione per la terapia delle malattie ereditarie, a quelli che assolutamente la considerano un'aberrazione, qualcosa di ambiziosa, arrogante da parte dell'uomo nei confronti della natura. Ci sono altre così, concern etici che riguardano anche l'impatto sociale di una possibile applicazione di questa tecnologia, cioè se noi iniziamo a correggere parte delle mutazioni genetiche che portano a disabilità, che cosa ne è dei pazienti che invece hanno la mutazione e che sono disabili? Rappresenta questo una sorta di discriminazione, di annullamento della dignità delle persone che hanno convissuto per anni con questa malattia o che continuano per esempio a nascere in parallelo con questa malattia, anche considerando che i costi della procedura di fecondazione in vitro associati ai potenziali costi di realizzazione del genome editing, verosimilmente almeno nelle prime fasi, relegherebbe questo tipo di terapia e di procedura alle persone più agiate, quindi potrebbe rappresentare una sorta di discriminazione, se vogliamo, per cui i più ricchi riescono a diventare sani e eliminare dal loro DNA tratti di patologia. E per cui si inizia a parlare e a riparlare di eugenetica attraverso il genome editing, qualcosa che era stato abbandonato come concetto per molti anni, ma che oggi, conoscendo sempre di più i geni, come accennavamo prima, che sono responsabili di successo in società, di quoziente di intelligenza, di certi tratti di comportamento, c'è una forte spinta, avendo la possibilità tecnica di farlo, di andare ad editare, anche questi geni. Curioso, per esempio, che è stata fatta questa indagine su 1700 donne che hanno avuto dei figli utilizzando dei donatori di spermatozoi, e quando hanno richiesto di avere delle informazioni riguardo al padre del bambino, cioè del donatore dello sperma, hanno voluto conoscere, oltre che lo stato di salute del donatore, anche il quoziente di intelligenza, l'altezza e l'etnicità. Quindi chiaramente, avendo a disposizione una tecnologia che consente di migliorare questi tratti potenzialmente con alta probabilità, non si può escludere che molte persone probabilmente provino a farlo. Per cui quando si parla di gene editing, verosimilmente non è solo da tenere in conto la fattibilità da un punto di vista della ricerca, i problemi della medicina, ma va presa in considerazione una governance che implica diversi aspetti di regolamentazione, politica, società, interessi economici e così via. Anche perché
ne abbiamo parlato anche a proposito delle staminali, sarà importante trovare un consenso che sia quanto più internazionale possibile, perché se la tecnologia viene offerta in un'altra parte del mondo, oggi i pazienti lo vengono a sapere dopo 2 giorni e cominciano i flussi migratori a spostarsi, per cui è quasi impensabile adottare delle politiche, delle regolamentazioni, delle legislazioni a livello locale, statale o anche continentale. Proprio per evitare, sarà opportuno trovare un consensus per evitare flussi migratori, viaggi della speranza, quello che abbiamo chiamato anche medical tourism. E per questo ci sono state delle iniziative globali a livello mondiale. C'è stato questo primo International Summit on Genome Editing, dove sono stati invitati a parlare tutti i big names del genome editing. Vedete Jennifer Doudna, Feng Zhang, Emmanuel Charpentier, che sono i 3 possibili inventori. E insomma si sono ritrovati, hanno parlato 2 giorni per capire se è più giusto fomentare e promuovere l'innovazione oppure una certa quota di precauzionismo. E la conclusione è stata che probabilmente le due cose non vanno viste in contrapposizione, che bisogna sicuramente promuovere l'innovazione perché questa va avanti comunque, ma che verosimilmente sarà necessario trovare delle regolamentazioni decidendo chi, come, dove può fare che cosa. Soprattutto investendo molto sul public understanding, spiegando quali sono i benefici, i possibili rischi, perché sì, perché no, per creare appunto quel livello di confidenza e di cultura minima che possa utilizzare e garantire un utilizzo corretto di questa tecnologia. Interessante questo survey, per cui è stato fatto un questionario a livello mondiale tra professionisti, quindi esperti di genetica, e gli hanno chiesto: dovremmo portare avanti, quindi consentire, promuovere la possibilità di modificare la linea germinale umana? E prima della pubblicazione dello studio dei cinesi del 2005, metà diceva sì, metà diceva no. Il giorno dopo che è stato pubblicato, il 48% che diceva no è diventato 72%, cioè questo è a dire che ok, sì, in teoria sì, però di fronte alla possibilità che questa accada dopodomani, allora prevale il precauzionismo, e questo significa che anche chi proprio fa quello di lavoro in realtà non ha ben chiaro quelli che possono essere i rischi, i benefici, e che è molto ancora dettato anche da un sentimento, se vogliamo, quasi metafisico di leicità di modificare quella che è l'informazione genetica di un embrione ereditabile. E vabbè, concluderei facendovi vedere un altro tentativo di governance globale che è stato voluto e pubblicato dalla National Academies of Science e che ha portato questo report, che è disponibile liberamente in internet, quindi chiunque di voi lo può scaricare se vuole. Sono 86 pagine, ma sostanzialmente il riassunto è che sicuramente è opportuno continuare ad utilizzare il genome editing in basic science research, che non c'è uno standard per l'utilizzo delle tecniche di gene editing a livello delle cellule somatiche e che quindi in ogni situazione bisogna valutare rapporto rischio-beneficio, che sicuramente non ha senso e al momento va bandito e probabilmente per sempre va bandito la possibilità di utilizzare il genome editing per enhancement, quindi per interferire con modificazioni geniche che correlano non a tratti strettamente correlati a patologie. E per quanto riguarda la possibilità di utilizzare il gene editing per prevenire malattie o disabilità a livello germinale, quindi ereditabili, in realtà questo committee non dice no. Dice che sarà probabilmente verosimile, possibile e utile per una serie di condizioni che andranno definite molto rigorosamente, per cui bisognerà fare un follow up molto, molto preciso di quelle che sono le conseguenze, eccetera, ma insomma apre una possibile strada affinché questo possa diventare una realtà.
E quindi c'è una tendenza anche a livello di regolazioni e raccomandazioni, seppure non ci sia una guida, ad essere un pochettino più aperti e a consentire che tutto ciò accada. E vi lascio con questa fotografia, questo non so se lo conoscete, è Craig Venter, è quello che ha fondato la Celera Genomics, la compagnia che ha sequenziato il DNA umano, che adesso sta facendo il minimal genome, cioè sta costruendo forme di vita artificiali con il numero minimo di geni. È comunque un genio anche lui, un po' arrogante forse come tutti i geni moderni. E ho un'intervista a Craig Venter sul genome editing. Prima ha detto che la questione non è di decidere se sarà o non sarà fattibile o fatto, ma è semplicemente di capire quando. E quando gli hanno detto: Craig, are you playing God? Stai giocando a fare Dio? Gli ha detto: no, non sto giocando, come dire, lo sono e posso fare quello che voglio.